Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Questo è il format Ticket to Ride creato insieme al mio amico Massimiliano Zorzato e questa sera abbiamo l'onore di avere un ospite di altissimo livello, giornalista, musicista, attrice, Eugenia Tamurri. Ciao Eugenia. Buonasera, grazie per avermi invitato. Guarda, era il minimo perché quando siamo andati a vedere che cosa fai, ho detto... No, beh, ma poi tra l'altro non mi sponsorizzo molto, quindi sono sempre in borghese, mi piace dire così. No, Effettivamente no, lo sono. Una vita in borghese. però io ho il mio 007 Massimiliano che Ah, lui... ecco, infatti che mi aveva. Sì, lui è quello che praticamente va a vedere tutti i minimi particolari, poi mi chiama, la devi chiamare o lo devi chiamare perché guarda che hanno fatto e poi infatti andiamo poi ad approfondire ed è vero, caspita. Ma è una Tu... bellissima trasmissione, quindi complimenti per l'idea. Grazie, è nata per gioco, facevamo un'intervista al mese, oggi siamo arrivati a tutte le Quindi è proprio una, cioè è proprio un programma in prima serata, ore 21, quindi. Sì, noi praticamente mandiamo, poi vabbè, noi registriamo la puntata, poi facciamo l'editing e usciamo con l'intervista alle 19 di sera. Lo faccio alle 21 perché col mio lavoro poi devo incastrare tutto. Devo incastrare tutto. Senti, tu sei una pianista fantastica. Quando hai iniziato a suonare il pianoforte? A 5 anni, studiare? piccolina, perché mio padre voleva che suonassi il pianoforte e quindi ho iniziato relativamente presto. Quindi ho iniziato prima a suonare e poi a leggere così proprio le lettere dell'alfabeto. È stato un po' il contrario. Poi, Però... vabbè, quasi subito dopo in primina, per cui. Mio papà, poliziotto all'epoca, voleva che studiassi qualsiasi cosa purché studiassi. Beh, insomma, hai studiato parecchio, non qualsiasi cosa, hai studiato veramente tanto. Ma non ho ancora finito, quindi ogni tanto mi Guarda, chiedo e lo studio finito. come dico io, non si è mai arrivati, c'è sempre Mai. da imparare. Infatti, come dico spesso, tante volte, il mio nome è proprio Paolino, no? All'anagrafe, proprio per ricordarmi che bisogna rimanere piccoli. Ah, ecco, quindi è proprio tu ti firmi così, cioè Sì, proprio. cioè proprio Paolino, perché... Quello mi deve ricordare di rimanere piccolo, non si cresce mai. Quindi... È vero, il fanciullino è molto pascoliana come immagine, quindi l'accolgo. Brava, è fantastico. Senti, tu hai insegnato, però dopo un po' sei diventata anche un'insegnante. Sì, diciamo che da 3 anni sono in conservatorio, barra università, così come etnomusicologo, quindi mi utilizzano i conservatori e da 3 anni Wow. lavoro con i ragazzi, dai 20 anni in su, nella nuova onda ministeriale dell'Accademia, dell'Alta Formazione Musicale, così, si chiama così adesso AFAM, quindi Ministero Però. dell'Università della Ricerca. Ah. Non sono ordinario, sono associato, però da 3 anni ho sperimentato quest'altra faccia. Superati i 40 anni, cioè compiuti 40 anni, no, qualche anno prima, e quindi Fantastico. vediamo come va. Ma mi fa molto piacere anche insegnare perché, d'altra parte, se avessi iniziato prima ad insegnare in conservatorio non avrei saputo neanche cosa dire ai ragazzi. Invece, avendo suonato per 20 anni, almeno adesso qualcosa posso portare, perlomeno quando mi siedo al pianoforte, ecco. Beh No, certo, ma ci sono dei l'esperienza. colleghi che non suonano nemmeno gli strumenti, quindi simulano diteggiature, quindi questo un po' ti fa pensare, perché se devi insegnare una cosa ai ragazzi, come minimo devi suonare, far vedere come si fa. Sì, certo. Caspita, non lo sapevo questa cosa che alcuni professori non sanno suonare uno Ci strumento. sono tantissimi bravissimi che suonano, però ci sono altri che invece lasciano così all'intuizione del discente capire, sì, Ah. simulando addirittura, che ne so, un flauto, un clarinetto su una penna, su una biro, su una matita. Quindi Però... sono, sì, questo è il lato un po' brutto dell'insegnamento, perché poi i ragazzi sono abbastanza sinceri, perché poi quando fai musica il ragazzo con l'insegnante è abbastanza diretto. Quindi certo. quando senti dei racconti un po' particolari da varie fonti, ti chiedi, ma cosa è diventato il conservatorio? Boh, forse lo era anche prima, però io l'ho frequentato da ragazza nei miei 10 anni di conservatorio ordinamentale.
e poi ci sono tornata 3 anni fa. Ma non era così. Non era così, no. Ecco. Forse era così, io non ero consapevole, perché poi l'onniscienza non c'è, non mi è dato saperlo, ma probabilmente no, dai. Stiamo peggiorando, il che... questo mi sa che è normale. Questo mi sa che è normale, si peggiora, non si migliora mai, porca miseria. Senti, io ho saputo che il destino ti ha giocato una carta un po' particolare, cioè ti è arrivata una mail, poi è finita nella spam, quindi avevi perso l'occasione. È vero, poi alla fine l'occasione si è creata perché, pur pensando fosse spam e quindi pubblicità indesiderata, sono andata al provino e quindi poi al terzo callback mi hanno preso per fare Eugenia Saponara, che è la pianista del film Scordato. Con Rocco Papaleo. Con Rocco Papaleo, sì. Com'è Rocco Papaleo? È un grande uomo, prima che grande personaggio. Bravissimo regista, bravo attore. È uno di noi che può permettersi di fare degli ottimi film. E credo che Scordato, come anche lui stesso ha asserito più volte nelle interviste, sia finora il suo miglior film, se non altro proprio per la trama, per i contenuti e per il messaggio che vuole mandare. Che poi lui nella trama fa l'accordatore, no? Quello che accorda... Sì, quindi nel Salottino Blues parlare di accordatura è pertinente. Fantastico. Lui fa l'accordatore e quindi, diciamo, il film è giocato su una doppia pista, quindi accordare uno strumento ma anche riaccordare se stessi col passato. Per cui accordare anche, cioè non aver paura del passato, quindi tornare indietro, nel caso di Orlando, il protagonista del film, nel borgo natio, cercare le fotografie e capire come mai poi a 60 anni gli viene una crisi esistenziale con uno scordarsi dell'anima, quindi delle corde della vita. Sì, della vita. Bellissima questa cosa. Beh, Papaleo, io... dico la verità, non l'ho mai visto come attore serio, l'ho sempre visto un po' come comico, no? Come... E qua invece ha fatto una grande opera. Sì, è molto nostalgico, nonostante abbia delle sequenze comiche, ma hanno uno sfondo molto molto triste, anche perché nessuno ha il coraggio di dire ho sbagliato, avrei potuto far diversamente, voglio andare dove sono nata o nato e vedere chi ero, chi sono stato e che cosa sono diventato oggi, se posso fare qualcosa per eventualmente migliorarmi. Che poi so che tu hai fatto, almeno credo di aver capito così, un'enorme fatica, perché loro si aspettavano un pianista maschio. Sì, è vero, è vero. Nella sceneggiatura c'era proprio il maestro Saponara, volevano un omone, un pianistone gigante, poi anche tutt'altro. Per giocare, sì, sulla, siccome c'è Giorgia come coprotagonista del film, quindi hanno voluto mettere una pianista donna per giocare un po' su, poi non voglio, perché non avessi ancora visto il film, certo, non spoileriamo troppo, esatto, non voglio fare gli spoiler, ma tu l'hai visto? No, io ho letto tutta la trama, io ho letto tutta la trama, ho letto tutto e non ho più tempo di accendere né la TV né di andare al cinema. Cioè, ci credo, anche perché se sei qui alle 21 tutte le sere la vedo complicata. Io sono qua tutte le sere, in più recensisco chitarre, strumenti musicali nel pomeriggio. Noto dietro. Ecco, e poi ho un piccolo gruppo dove suoniamo e quindi insomma... tempo zero, vita sociale nulla. la fai qui in questo salottino, la vita sociale, ti vengono a trovare in fondo. Brava, sì, infatti sono contento di aver creato questo salottino, appunto perché sto conoscendo tantissime persone, come ho detto poco tempo fa a Braido che ci siamo, che ho intervistato, gli dicevo guarda, io ho iniziato qua al salottino a intervistare i gruppi, quelli come me, che suonano nei pub, nei localini, quindi piccoli gioppini alla fine, fino ad arrivare a musicisti di un certo livello, appunto come Andrea Braido, però più salgo e più scopro che c'è un'umiltà pazzesca in alto. Questa credo che sia la chiave.
Esatto. Senti, com'è lavorare con Giorgia? Bello, bellissimo, è lei tra le mie voci italiane preferite, non avrei mai pensato in una vita poi da pianista classica di incontrarla e passare del tempo con lei. Ci sentiamo, allora. Non abbiamo progetti al momento insieme, però sai, la vita è particolare, quindi... Non si sa. Come diceva Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Sì, sempre. L'amorfati anche di... Sì, ma a me Giorgia piace da morire perché ha un'estensione vocale pazzesca, veramente allucinante. Condivido. Senti, io so che tu però fai anche la giornalista. Ho lavorato, sì, per alcune emittenti radiofoniche come giornalista, anche sportiva al tempo, poi devi scegliere a un certo punto cosa fare. Sì. Come se fai una cosa poi ti piace farla più o meno bene, ma meglio di quello che tu ti eri prefisso, e quindi conosci i tuoi limiti, li vuoi superare, allora devi proprio incanalare l'energia in qualcosa. E la radio mi ha dato molto, mi piace molto quando mi invitano qualche puntata così zero, la faccio volentieri, e anche in TV. Quindi TV è... Sportiva, ma sport, quale sport? Ho seguito un po' il calcio perché ho fatto dei corsi proprio di giornalismo sportivo in Molise, per la redazione di Rai 3 Molise, e con colleghi, e poi ho collaborato con Fabrizio Failla. In realtà all'inizio, quando ero all'università ai primi anni, facevo Nuova Spazio Radio in Via della Camilluccia con Ezio Luzzi, quindi mi sono divertita un po'. Così, più che altro ero all'atere, leggevo le notizie. Uno dei miei sogni era in realtà quello. Poi all'epoca sciavo, mi piaceva fare sport. Poi sono passata ai programmi musicali di Radio Vaticana. Per 10 anni sono rimasta lì sempre soltanto di passaggio, e poi niente. Sono passata 10 anni. Sì, 10 anni così a occuparmi di monografie, di musicisti magari dimenticati, quindi ero co-conduttrice di 2 programmi del palinsesto di Studio A, all'epoca Studio A di Radio Vaticana. E poi la radio la amo da sempre, quindi adesso è anche bella. Il centenario, e penso che sia comunque più affascinante della TV. La televisione da 70 anni, ovviamente per noi, che io personalmente sono nata nei primi anni degli anni 80, quindi ho vissuto alcune cose soltanto rivedendole in Teche Teche Te o schegge TV, però sono un'appassionata forse più della radio, della radiofonia che della TV, quindi questi 100 anni hanno indubbiamente cambiato la nostra storia, anche mass mediologica. La radio è stupenda, un po' come i libri, no? Leggere un libro non è certo come vedere un film, il libro ti trascina, è così anche la radio, no? Se poi dall'altra parte... Puoi immaginare. Esatto, c'è un radiofonico con una voce importante. Tu puoi cantare, per esempio, non so se hai mai cantato... Sto scrivendo un inedito. Qualora avessi bisogno della pianista. Sono andato a trovare un caro amico... Chris Mantello, lui è musicista folk country pazzesco in Italia. L'ho portato qua a Salottino, è venuto di persona perché non abita molto lontano dal Salottino, quindi è voluto venire di persona. Abbiamo stretto subito amicizia, sai quel feeling che si trova subito. E poi mi ha invitato nel suo studio di registrazione. Lui l'ultimo LP che ha fatto, ha fatto il mastering a Abbey Road. Wow! Quindi è un personaggio che conosce parecchio del mondo della musica, anche lui insegna all'università, e un giorno mi ha invitato al suo studio di registrazione, eravamo lì che suonavamo la chitarra, io gli faccio sentire un mio brano che ho fatto, un giro di accordi che ho scritto io, fermato tutto, mi ha detto: questa la dobbiamo incidere. Sì, però tanto il mastering si può fare online a Abbey Road. Vero. Quindi pensiamo di farlo online, vedremo, adesso è tutto. Sono felice. È un chiacchiereccio adesso, è tutto un chiacchiereccio. Ma vedrai che, insomma, come diceva Walt Disney, se puoi sognarlo puoi farlo, io ci credo.
Ah, hai voglia, ha voglia, sono un bambino, ha voglia. Siamo in due. Senti, io ho una domanda che faccio veramente a molti, cioè a tutti ormai, e credo che prima o poi mi chiameranno dalla TV e mi diranno o la pianti o ti chiudiamo il canale. Ai ai ai. Cosa ne pensi dei talent? Li ho frequentati poco. Per curiosità, una volta mi piacerebbe andare così a vederli da vicino, magari anche, non so, se ci fossero dei talent anche per una parte un po' più classica, mi piacerebbe, perché spesso mi sono trovata magari in giurie di concorsi, ma di concorsi pianistici o di premi così di musica da camera, quindi sempre nell'ambito classico o cameristico. Mi piacerebbe vedere da vicino cosa succede lì dentro. Sicuramente degli ottimi talenti ci sono. Io personalmente non li ho seguiti perché sono un po' della vecchia guardia e quindi ascolto i vecchi dischi, però i passaggi radiofonici in radio di nuove canzoni, così anche a passare, se vengono passate le ascolto volentieri anche per sentire i testi, poi sono molto attenta anche ai testi delle canzoni, quindi il mio lato più umanistico, letterario emerge. Non scrivo Chiaro. musica, interpreto musica. Come negli ultimi dischi che sono su Spotify, ma non mi voglio autopromuovere, però ho inciso musiche non scritte da me, ma Bach, Mozart, Beethoven, Debussy, quindi ho lasciato Cover. che loro che sono i miei maestri, io faccio le cover classiche. Però ci sono degli ottimi musicisti, dei giovani talenti, io non disprezzo la musica purché sia bella. Quando una cosa ti dà fastidio e non riesci ad ascoltarla e cambi canale, vuol dire che c'è qualcosa di strano dal punto di vista armonico, melodico, però. O Non è semplicemente di un accordato. testo che non è. Bravo! Non è Quando c'è accordato. una scordatura totale è difficile restare, oppure quando senti degli strumentisti che non sono intonati o che ci sono delle stonazioni fortissime nella voce, lì è un po' difficile restare perché. Essendo in Italia, il paese del bel canto, comunque un Già. orecchio abituato all'intonazione, alla musica bella, Sì. poi purtroppo noti subito quando c'è una differenza, ma credo che qualsiasi ascoltatore, anche i non addetti ai lavori, se ascoltano una musica cantata o suonata bene, un testo accattivante, siano attratti, quindi si fermano a sentire. Quando la Certo. musica non ti dice niente, se ne vanno. Penso che la chiave sia lì. Qualsiasi ascoltatore ti può dire, anzi io preferisco che mi ascoltino le persone che non sono dentro alle partiture, che non leggono la musica, ma che ascoltano e basta. Perché quello è un ascolto puro. Non Sì, sono è. d'accordo. Sono d'accordo. Abbiamo avuto, non voglio fare nomi, ma abbiamo avuto un musicista poco tempo fa che quando si è spento l'autotune ha fatto un disastro. È lì che giudica gli altri poi, eh? Lui è quello che giudica altri. Esatto, infatti aspettavo la seconda parte del periodo perché spesso capita. Sta sempre a chi ascolta fare un discernimento, capire chi è veramente in grado di fare una cosa e chi appunto quando spegni l'autotune è praticamente zero. Eh già, suonavo in un gruppo e facevamo cover chiaramente. E quella sera venne a sentirmi un mio caro amico che lui faceva classica, proprio classica. Nella pausa tra un pezzo e l'altro, ci siamo seduti a tavolo con lui, io e la mia band, e si parlava del più del meno, eccetera. E lui ha esternato dicendo: sì, va bene, Paolino, però fai cover, cioè, non è che fai chissà che cosa. Io lo guardai e gli dissi: perché tu no? Mi diede del blasfemo. Pensa. In Molise c'era un proverbio che probabilmente è fuori luogo in questo salottino vellutato ed elegante, ma mia nonna in Molise diceva: il bue dice cornuto all'asino. Ah sì. Quindi non so se in altre regioni italiane si No, dice in no, modo diverso, credo che sia che poi mondiale. esatto, purtroppo capita, sì, ma. Ripeto, puoi anche fare cover su cover su cover di cose che hanno fatto gli altri, però se la fai bene comunque non disturbi, se non Chiaro. altro non inquini acusticamente il mondo. Quindi Chiaro. dipende. Certo, Mi hai fatto fa venire tutto. voglia, adesso voglio ascoltare un tuo disco così ci ascoltiamo.
Sì, quando uscirà, cara. Sì. Non so quando uscirà. Uscirà. Sì, credo, non so quando, però sicuramente uscirà. Però, come ho detto all'inizio, io ho veramente poco tempo e fare un inedito ti porta via veramente tantissimo tempo, prove su prove, scrivere il testo, ricorreggerlo, rimetterlo a posto, non è semplice. Però, di notte, visto che abbiamo il dì e la notte, sì, magari mettiamo a scrivere. Sì. Perché no? Ma certo, beh, tanti musicisti famosissimi hanno scritto pezzi incredibili di notte. Mi sembra che, se non sbaglio, Stairway to Heaven fu scritta proprio di notte. Sì, si svegliò nel mezzo della notte a scrivere. Ma anche Mozart, Beethoven facevano così, magari di notte correggevano le cose scritte di giorno con dei segni così, degli strappi. Ma anche De André credo che non dormisse molto all'inizio in giro a scrivere. Suonare. De André è stato uno dei poeti musicali più bravi, secondo me, Anche in secondo assoluto. me. Abbiamo avuto diversi musicisti bravi come lui, Battiato è un altro fenomeno, però De André riusciva ad arrivare proprio nel cuore della gente. Pazzesco. Tutta la scuola genovese del cantautorato italiano mi piace molto, quindi De André, Lauzi, Tenco, Paoli. Ecco, quel cantautorato italiano lo amo molto, anche perché erano gli LP dei miei genitori, quindi io e le mie sorelle siamo cresciute imparando a memoria quei testi là. Quindi noi ricordiamo e cantiamo le canzoni dei miei genitori, più Chiaro. che le nostre. Anche perché quando si andava al mare in macchina, la cassetta. Esatto, sì, c'era l'audiocassetta e poi mi ricordo anche il Walkman, sì, Ah, anni brava. 80, com'è, quindi durante le Cuffiette gite, via. sì, alternavo Lucio Battisti, Arturo Benedetti, Michelangeli, perché mi piaceva moltissimo il concerto di Ravel per pianoforte e orchestra, e avevo un'audiocassetta, una musicassetta che io ascoltavo in questo Walkman che mi regalò papà ad un compleanno, negli anni Italia 90, in quel periodo là. Dagli 8 ai 10 anni io giravo con il Walkman. Mi piaceva, mi sentivo grande, poi anche al liceo l'ho ottenuto io, perché poi il resto è venuto dopo. Sì, certo. Peccato perché oggi la musica, sì, certo, c'è Spotify, c'è YouTube, eccetera, però non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Bene, mi ha fatto veramente piacere averti Anche a me, qua al salottino. grazie per avermi invitato, veramente. È un Ma salutino certo. bellissimo e complimenti per la poltrona. La voglio anch'io. Grazie mille. Buona continuazione di serata, Eugenia, e grazie ancora di essere venuta qua. Grazie a te, buona serata.